Don Bosco, documentarista, inventore di Nexus New Time per l'edizione italiana, attualmente a capo di un innovativo progetto editoriale su Supernova 2000 ed autore recentemente sulla rivista Nexus, per l'appunto, di un'inchiesta sulle cosiddette armi esotiche per killer silenziosi, legate in sostanza a strani improvvisi decessi. Innanzitutto, cosa si intende per armi esotiche per killer silenziosi? Beh, Killer Silenziosi, vabbè, è un titolo che ho composto visto che mi era stato richiesto proprio un articolo che parlasse di questo. Avevo preso spunto da strani decessi che vengono in qualche modo, diciamo, elencati nell'articolo, ma fra le note. Non volevo che fosse troppo, diciamo così, spudorato l'articolo, per così dire. Comunque, insomma, ci sono stati personaggi, alcuni molto famosi, altri molto meno famosi, alcuni prestigiosi dal punto di vista accademico professionale, altri meno, ma comunque personaggi che avevano che erano delle voci in qualche modo dissonanti nell'alveo della narrativa ufficiale di questi ultimi anni e che, guarda caso, sono Sono venuti meno. provvidenzialmente scomparsi proprio in un momento, non potevano scomparire in un momento peggiore o migliore a seconda dei punti di vista, mettiamola così. Poi è chiaro che non esistono, non c'è modo di dimostrare che ci sia effettiva, che queste persone siano scomparse perché qualcuno le ha fatte fuori. Certo che, ripeto, dal punto di vista statistico è quantomeno curioso e posso anche fare qualche nome. Adesso li facciamo, adesso li andiamo a vedere, Va bene. iniziamo a breve. Allora, Comunque, esotico, per terminare di rispondere alla tua domanda, armi esotiche, diciamo, perché non è chiaro, tu puoi far fuori una persona con una Magnum 44 o con un arco e frecce, però esistono, diciamo così, dei sistemi d'arma, che tra virgolette, che sono esotici, nel senso che sono decisamente fuori dagli schemi, mettiamola così. D'accordo. Luc Montagnier è l'ultimo dei casi che possono rientrare, diciamo, in questa tipologia di morti. Su cosa si fondano i sospetti? Diciamo che soprattutto cominciava ad acquisire molta risonanza, soprattutto fra un numero sempre crescente di persone che comincia a mettere in discussione la narrativa ufficiale. Quindi cominciava a diventare un po' il portabandiera, l'eroe, no? E aveva fatto delle dichiarazioni decisamente, tra virgolette, pesanti. Soprattutto, credo, una dichiarazione in particolare. Diceva, provate a verificare se soprattutto le persone che si sono sottoposte al siero magico, provate a verificare, soprattutto nel caso che subiate degli effetti avversi piuttosto importanti, comunque verificate, fatevi un esame e verificate se per caso ha risultati positivi all'AIDS. Questo perché, adesso sarebbe troppo lungo spiegare per quale motivo, ma diciamo che non è stato l'unico, tra l'altro, Luc Montagnier, non è stato l'unico, però considerando che comunque è un premio Nobel, per quanto qua in Italia addirittura lo si sia cercato di far passare come un vecchio rincoglionito, cosa veramente vergognosa a mio modo di vedere, insomma, ci sono molti aspetti legati a questi sieri magici che naturalmente di cui non sentirete assolutamente parlare alla televisione, non leggerete sui giornali mainstream, ma non di meno c'è una letteratura sempre più in crescita, letteratura anche importante, parlo anche di letteratura scientifica, che dimostra che queste sostanze. Ma sentite, vogliamo parlare, tanto per fare un esempio, perché Sì, prima o poi parliamone comunque, poi quello. tanto le vediamo anche in maniera un po' più Sì, approfondita. Prego. ma allora vi faccio un esempio. Uno degli effetti su cui la gente è stata messa in guardia sin da subito dai ricercatori che si sono occupati di verificare
cosa fossero queste sostanze e quali effetti soprattutto producessero. Uno degli effetti che sono stati, su cui si è lanciato l'allarme quasi da subito, era i trombi nel sangue, le cardiopatie, tutte patologie legate al sistema circolatorio. E guarda caso, ormai non si contano più, a parte, io sto parlando da un semplice punto di vista statistico, ma il numero di morti improvvise senza correlazione, naturalmente la parola d'ordine per il mainstream è non è provata alcuna correlazione tra queste morti e il fatto che queste persone fossero vaccinate, insomma. E però guarda caso, il numero di persone che sono decedute, e stiamo parlando non di persone anziane, stiamo parlando di ragazzini di 16 anni, di 17, di 18, di 20, 22, fino ai 30, ai 40, di ogni fascia di età praticamente. Ma non si è mai vista nella storia. Io non sono uno scienziato, non sono uno statistico, però non credo che si sia mai riscontrata nella storia una ecatombe di questo genere, cioè ragazzi, ragazzini, perché per me a 16 anni sei ancora un ragazzino, cioè quando un ragazzo. Ci sono stati anche casi di 12 anni, di 12 anni. Chi morto nel sonno, chi morto mentre giocava una partita di pallone, chi mentre, che ne so, in qualunque. Soprattutto gli sportivi, diciamo, in particolare gli sportivi, adesso mi sto riferendo agli sportivi anche professionisti, credo che l'ultimo caso sia emblematico, ai Miami Open di tennis negli Stati Uniti, 15 tennisti professionisti hanno dovuto abbandonare il campo perché erano impossibilitati di continuare. Al ciclismo, uno sport che non ho mai seguito particolarmente, però la notizia mi è balzata sotto gli occhi, abbiamo visto. Alla Parigi-Lyon, credo che fosse la corsa, praticamente 2/3 dei partecipanti si sono ritirati. Non mi ricordo il numero preciso, ma era un centinaio, intorno al centinaio, intorno a 150 partecipanti. Cioè, è una cosa che non si è mai vista nello sport. Ma naturalmente, sì, è comparso qualche articolo preoccupato sui giornali di sport, però ovviamente non si è fatta, non mi risulta che sia stata fatta alcuna menzione o alcuna ipotesi di possibile correlazione tra queste cose che nello sport e nella vita più in generale non si sono mai viste, e guarda caso quello che è la campagna sierologica, chiamiamola così, di cui siamo stati tutti oggetti e oltretutto con pesantissimi ricatti nei confronti degli individui. Quindi qua si potrebbe aprire un discorso che non tocchiamo nemmeno sugli aspetti costituzionali di tutto questo, ma siamo qui per parlare di altro. Era solo per dire che Luc Montagnier, per esempio, è sicuramente stato un personaggio, per carità, come ho anche scritto nell'articolo, aveva la sua età, quindi ci sta che una persona di quell'età a un certo punto possa aver raggiunto il suo. Insomma, il momento in cui abbandonare questo piano di esistenza per raggiungerne un altro, per carità. Ma sempre parlando di, diciamo così, di personaggi molto in vista, soprattutto dal punto di vista professionale, e molto scomodi per il sistema. Nell'articolo ho citato, ho fatto subito il nome, perché questa è la mia personalissima idea, ma nessuno me lo toglie dalla testa. Guarda caso, cos'era, agosto 2019, insomma, qualche settimana prima che scoppiasse il caos che abbiamo visto negli ultimi 2 anni e mezzo, è scomparso un altro premio Nobel, forse da un certo punto di vista ancora più importante e più scomodo di Montagnier, perché stiamo parlando di Carey Mullis. Carey Mullis è il premio Nobel, ha preso il premio Nobel per aver sviluppato la catena, la reazione a catena della polimerasi inversa.
che sarebbe, detto in poche parole, il PCR, il test PCR, i tamponi che conosciamo bene. E stiamo parlando degli stessi tamponi su cui si è costruita poi tutta la, tutto quello che abbiamo visto, perché è stato tutto basato su quello. Ah, numero di tamponi, allora tot contagiati, poi non importa se uno sia malato o meno, magari è sano come un pesce, però il tampone che poi tra l'altro, non me ne sono occupato nell'articolo, ma apro una piccola parentesi, sarebbe interessante fare anche una conta dei vari leader africani che sono misteriosamente scomparsi perché si sono opposti in un modo o nell'altro a questa narrativa o comunque all'imposizione di creare lockdown nei loro paesi, di sottoporre la gente a vaccinazione o a test PCR, cose del genere. Uno di questi, non mi ricordo il suo nome, lo perdonerete, ma è quello che tra l'altro, anche di questo naturalmente, media mainstream, è quello che ha dimostrato quanto funzionassero bene questi tamponi. Ha fatto tamponi al mango, al kiwi, alla frutta, a tutto, cioè il mango è risultato positivo. E lui l'ha mostrato, e tra l'altro, se non ricordo male, ma credo di ricordare bene, lui era presidente, ma soprattutto aveva una formazione medica, lui era un medico, se non sbaglio, quindi non era uno che si sveglia la mattina e si inventa una cosa, cioè era ben informato sulla materia, sulla scienza medica, diciamo così, e ha sbugiardato con questa conferenza stampa, ha sbugiardato l'OMS, ha sbugiardato tutto il mondo. Peccato che praticamente se ne sia parlato poco o nulla. E comunque è uno di quelli che poi qualche mese dopo, guarda un po', ci ha lasciato. Ma tornando a Kerry Mullis, è scomparso appunto il 19 agosto, è quello che in relazione alla scoperta che gli è valsa il premio Nobel, è quello che più di una volta e in modo chiaro e inequivocabile ha detto: questa tecnologia non va in nessun caso mai utilizzata per scopi diagnostici. L'ha detto e ripetuto in infinite occasioni. Altro aspetto, cioè quindi già immaginate se fosse stato vivo quando scoppiava il casino, un premio Nobel che è quello che ha preso il premio Nobel per aver sviluppato la tecnologia utilizzata per portare avanti una certa narrativa, provate a immaginare che casino sarebbe successo. Quindi la sua scomparsa non era anziano quanto Montagnier, era una persona di carattere estremamente diretto, cioè una persona senza peli sulla lingua, estremamente scomodo, diciamo scomodo, per vari motivi. Uno che dice sempre quello che pensa, uno che ha le idee chiare, una persona brillante sotto tutti gli aspetti, un appassionato di surf oltretutto, cioè non era uno in sedia a rotelle, era uno che faceva surf, non dico tutte le mattine, ma quasi, perché era la sua più grande passione, e guarda un po', una polmonite se l'ha portato via qualche settimana prima del casino. Ma sarà tornando in Italia, un altro grande personaggio che ci ha lasciato, è Donno. Non a parte De Donno, ma poco prima di De Donno, fu Giulietto Chiesa. Un altro grande personaggio, sì. Diciamo. Me lo so risentito. Rimane nella storia del giornalismo italiano. Assolutamente, provate a immaginare se Giulietto Chiesa, uno dei massimi esperti della Federazione Russa e dell'Unione Sovietica, quando ancora esisteva, in Italia e anche a livello europeo e mondiale, soprattutto in virtù dei contatti diretti che lui aveva, provate a immaginare, visto che, diciamo così, certi poteri forti, quando pianificano qualche cosa alle nostre spalle, lo fanno con largo anticipo, quindi si sapeva che prima o poi sarebbe scoppiata questa crisi, e provate a immaginare un Giulietto Chiesa vivo e pimpante oggi a commentare quello a cui stiamo assistendo in Ucraina, soprattutto le vergognose, perché sono veramente vergognose, le vergognose
trasmissioni, talk show che vedo, o meglio non vedo perché non seguo la TV, ma prima o poi mi capita di a spizzichi e bocconi di vedere di quali nefandezze siano stati capaci, di vedere certi... Cioè, questo sin dai primi giorni della guerra, vedere inviati di guerra col giubbotto antiproiettile, l'elmetto, che parlano sotto finti bombardamenti mentre c'è la gente in coda alle poste o passa la vecchietta con la spesa tranquillamente che attraversa la strada con le borse della spesa, e tutti questi passanti che guardano questi presunti inviati di guerra, no? Come se fossero dei marziani. Dico, ma cosa fanno questi scemi qua? Poi è chiaro, adesso la situazione rispetto a quei primi giorni si è sicuramente deteriorata, ma quando... Insomma, si potrebbe parlare per ore solo di questo argomento, ma comunque siamo veramente soggetti a un lavaggio del cervello. Indubbiamente. Però veniamo adesso all'aspetto, quello già un po' alle dolenti note. Se però non si riesce a dimostrare questa, chiamiamola, correlazione, il rischio è quello di apparire complottisti, allarmisti o giù di lì. Certo. Vabbè, ma non esiste per tutte le stagioni, scusa. Esatto. In assoluto non esiste nessun modo per poter eventualmente provare a dimostrare questa, la reale causa magari di alcuni decessi, un'eventuale correlazione con qualcosa. Adesso potrei fare un esempio, potrei fare un esempio, proprio mentre parlavi mi veniva in mente un caso che se si volesse, il problema è che non si vuole. Non si vuole, è inutile, anche se ci fosse un modo per provarlo, nessuno riuscirà mai a poter svolgere questo esame di, probatorio, chiamiamolo così. E se anche così fosse, potete stare certi che verrebbe sbugiardato, verrebbe ridicolizzato, verrebbe negato, cioè è inutile, non... c'era, adesso non mi ricordo le parole esatte, ma ci fu qualcuno che disse una frase che suonava più o meno: tu puoi provare, puoi portare tutte le prove che vuoi davanti a uno scettico, lo scettico rimarrà tale, non c'è modo, cioè glielo puoi mettere davanti agli occhi, non c'è modo per cui tu possa convincerlo, a meno che non sia una persona estremamente in buona fede, del contrario. Per esempio, mi hai detto una prova. Io, per esempio, se io vincessi una lotteria e come premio avessi la possibilità di scegliere, di verificare uno di questi presunti omicidi eccellenti, sai quale sarebbe la mia scelta? Sarebbe, va bene, allora riesumiamo il cadavere di John Fitzgerald Kennedy, no? Presidente degli Stati Uniti, assassinato nel 1963, la cui narrativa ufficiale ancora oggi, nonostante anche un bellissimo film di Oliver Stone, JFK appunto, e nonostante tutto, ancora oggi sui libri di storia o comunque nel mainstream, se si parla del suo assassinio, è stato Oswald, è stato Oswald l'assassino solitario. Sappiamo benissimo che non è stato lui, che quello era un uomo di paglia, è stato il capro espiatorio da mettere di fronte all'opinione pubblica, ma sappiamo invece che c'è stato proprio un complotto, questo sì, un complotto vero, perché c'erano vari tiratori quel giorno a Dallas, in Texas. E dato che il carissimo amico, nonché eccellente ricercatore Massimo Mazzucco, ha fatto un bellissimo lavoro proprio sui casi di JFK e sul caso di suo fratello Bob, Robert, assassinato qualche anno dopo, lui è addirittura riuscito a scoprire uno degli assassini, anzi quello che è l'assassino finale, colui che ha tirato il colpo, che ha definitivamente il colpo di grazia, diciamo così, perché adesso non stiamo a parlare, a ripercorrere tutta la storia, la balistica, il filmato di Zapruder, eccetera, eccetera, dove si vede la testa di Kennedy che mostra chiaramente che è stato colpito quasi simultaneamente da due colpi, uno da davanti e uno da dietro, il primo da dietro e il secondo da davanti. Comunque, l'ultimo colpo che si vede
nel filmato di Zapruder, è stato tirato da un uomo, perdonerete adesso mi verrà anche in mente il nome, comunque che non so se poi nel frattempo sia deceduto, ma fino a qualche anno fa, fino a poco tempo fa, era ancora vivo, detenuto in un carcere per altri crimini, e praticamente in seguito all'inchiesta di un giornalista, lui alla fine a questo giornalista ha effettivamente ammesso la sua responsabilità nella, cioè spiega proprio le circostanze, spiega quando è arrivato a Dallas, con chi si è incontrato, ha spiegato il tipo di arma impiegata, che non era un fucile in quel caso, ma era una particolare pistola a canna lunga, molto particolare, a tiro, credo che fosse a colpo singolo. E lui, tra l'altro, era, diciamo così, il tiratore di sicurezza, il backup, il tiratore che doveva, nel caso che gli altri tiratori non avessero tirato il colpo fatale, lui doveva intervenire solo ed esclusivamente se gli altri avessero fallito. Tant'è che lui ha tirato quasi in contemporanea al tiratore che invece ha colpito la parte dietro del cranio di Kennedy, perché ha detto: Capri, questo non sta sparando, non sta sparando, o sparo adesso o questo esce dal campo visivo, non lo becco più, devo sparare adesso. Ha sparato quasi contemporaneamente, ma una frazione di secondo dopo, il tiratore che colpì Kennedy dietro, si vede il suo a testa esplodere, insomma, guardatevi il filmato di Zapruder e capirete, anche se non è un bello spettacolo. Ora, qual è il punto? Il punto è che fra le cose interessanti che questo killer racconta, dice di aver utilizzato una pallottola, adesso non vi so spiegare il motivo per cui fu scelta una pallottola così particolare. Comunque la caratteristica di questa pallottola è che conteneva mercurio, cioè praticamente era un involucro che conteneva mercurio, che evidentemente poi all'impatto avrebbe dovuto esplodere nel cervello, adesso non lo so. Però ragazzi, se si volesse veramente verificare se questa è una teoria del complotto, è vero, io se potessi scegliere come vincitore di quella lotteria a cui facevo riferimento un attimo fa, direi, boh, andiamo a fare un'autopsia al cranio di John Fitzgerald Kennedy, vediamo se ci sono tracce di mercurio, no? E così si avrebbe la prova provata e definitiva che non è stato Oswald, che ci furono vari tiratori, che, insomma, verrebbe confermata la versione di questo. Di questo signore sulla punta sulla punta della lingua, adesso non mi viene. E comunque, perché non mi è, nell'intervista che c'è proprio un video, lo troverete se cercate sugli archivi di Massimo Mazzucco, lo troverete senz'altro. Comunque ha realizzato anche un DVD che contiene questo filmato intervista. Cioè, uno non può, a mio modesto avviso, uno non può inventarsi una tale dovizia di particolari così precisi, così circostanziati, eccetera, eccetera. È il mio punto di vista. Nella sua ricerca ha scritto di una tecnologia militare denominata SSS, Silent Sound Spread Spectrum. Di cosa si tratta e come funziona? Lei fa riferimento al 91 e in particolare alla guerra in Iraq. Sì, però naturalmente questo tipo di tecnologia è stato sviluppato prima, negli anni 91 l'hanno potuto, presumibilmente. 91 è l'anno ovviamente della guerra in Iraq. La prima guerra, no, non è, in realtà non è stata una guerra in Iraq, molti le parlano come la guerra in Iraq, ma non ricordiamo che è stata la liberazione del Kuwait e che le truppe statunitensi si fermarono praticamente. Non entrarono mai in Iraq, dietro ordine peraltro di Bush Senior, ma questo è un dettaglio. Comunque, praticamente, questa tecnologia utilizza, frutto naturalmente di studi precedenti negli anni, utilizza onde elettromagnetiche ad alta e a bassa frequenza, nonché anche poi, adesso negli ultimi sviluppi, hanno cominciato a utilizzare anche nella gamma delle microonde, eccetera, eccetera. Comunque è in grado di inoculare, se mi si passa il termine, anche se non è esattamente corretto, tanto per dare un'idea, inoculare pensieri, stati d'animo, addirittura ordini nel cervello delle persone senza che queste se ne accorgano.
Oppure magari se ne accorgono, nel senso che sentono le classiche voci nella testa. E infatti, diciamo, questo dipende dalle varie modalità con cui si usa questa tecnologia. Ma per esempio nel 91 noi abbiamo visto, per carità, è stato anche, diciamo così, frutto di una vasta campagna una vasta operazione di psyop, operazione psicologica che utilizzava anche mezzi più, tra virgolette, convenzionali. Ma sicuramente nel 91 venne collaudata questa SSSS, questa Silent Sound Spread Spectrum, che praticamente il suono del silenzio, perché tu da fuori non senti nulla, ma nella testa delle persone o sentono voci nella testa oppure non sentono voci nella testa, ma sentono come se dovessero agire in un certo modo, come si sentono spinte misteriosamente a fare o a pensare delle cose, come se pensassero qualcosa che qualcuno ha detto loro di pensare. Non so come esprimermi meglio di così. Comunque, nel 91 abbiamo avuto il primo esempio, ripeto, non è stata l'unica tecnologia utilizzata in questa campagna psicologica, però è stata collaudata allora. Abbiamo visto, ricordavo, trovate le foto in rete, trovate gli articoli di giornali in cui si vedevano orde di soldati iracheni con le bandiere bianche che prima ancora uscivano dalle buche e si arrendevano, anzi si mettevano in ginocchio davanti ai soldati della coalizione, che a un certo punto non sapevano, dopo un po' non sapevano neanche più come metterli, dove metterli. Cioè, nel senso che a un certo punto di quella campagna non si è dovuto neanche più combattere, perché questi decine di migliaia di soldati uscivano spontaneamente dalle loro buche. Ripeto, per la terza e l'ultima volta, non è solo dovuto a questa tecnologia, ma sicuramente questa tecnologia è stata utilizzata con successo in quella campagna. Per arrivare a tempi più recenti e per capire meglio perché potrebbe essere questa tecnologia potrebbe essere legata ad alcune delle morti strane che abbiamo visto succedere negli ultimi anni, avrete visto, senz'altro, letto sui giornali recentemente o anche un po' meno recentemente, strani casi di raptus di persone, peraltro uno va a scavare e dice: una persona così, l'avrebbe mai detto, una persona tranquilla, a modo, eccetera, che improvvisamente hanno dei raptus e uccidono persone a loro vicine o anche sconosciuti. Già questo è abbastanza poco spiegabile con un semplice raptus, ma il fatto che poi invariabilmente quello che accomuna questi raptus, questi omicidi difficili da spiegare, è il fatto che molte di queste persone, quando dovevano, di fronte agli inquirenti, di fronte ai magistrati, di fronte alla polizia, dicevano: ho sentito una voce nella testa che mi spingeva a farlo, me l'hanno detto le voci, tutte frasi di questo genere. Ora, anche questo non c'è modo di dimostrare che, però è chiaro che questa tecnologia in qualche modo va testata sul campo, no? E quindi nulla mi vieta, parlo personalmente, nulla mi vieta di pensare che magari, diciamo così, certe persone protagoniste di questi strani omicidi o persone che si sono inspiegabilmente suicidate. E non faccio nomi qui per entrare nella cronaca recente, ma ci sono personaggi eccellenti nell'ultimo periodo che, per carità, sottoposti a pressioni di vario genere, sottoposti a trolling, eccetera, eccetera, non voglio fare nomi, ma in relazione agli eventi degli ultimi 2 anni e alla narrativa ufficiale, queste persone risultavano molto scomode e, guarda caso, si sono tolte di mezzo da sole, mettiamola così. Vi è anche la possibilità, diciamo, di indurre disfunzioni cardiache attraverso l'utilizzo di particolari frequenze elettromagnetiche, proiettandole verso l'area del petto del bersaglio scelto. Come Certo. avviene questo? Ma niente, avviene con la stessa modalità, nel senso che alla fine sono sempre, diciamo, esistono dei vettori elettromagnetici che vengono indirizzati evidentemente con un fascio coerente, tipo laser, anche se non è propriamente un laser, che vengono indirizzati direttamente sull'area
del petto del bersaglio e quindi si riesce a ottenere lo stesso risultato, cioè praticamente non stiamo parlando del silent sound qui, stiamo parlando di, comunque dell'utilizzo di frequenze elettromagnetiche particolari che riescono a per esempio a entrare in risonanza con il battito cardiaco, in qualche modo esiste un termine inglese che è un po' difficile da tradurre in italiano, che è entrainment, cioè praticamente trascina, entra in risonanza con una determinata frequenza cardiaca e poi la trascina fino a produrre delle aritmie, degli scompensi e ottenere il risultato desiderato, ecco. In anni meno recenti, negli anni 60, come documentato nell'articolo, si usavano mezzi più meccanici, chiamiamola così, anche se uno dice, ah, i film di 007 sono film, sì, negli anni 60, beh, diciamo che questo è uno dei pezzi forti dell'articolo, perché non molti sanno della famosa pistola per infarti della CIA, cioè una pistola ad aria compressa in grado di sparare dei minuscoli dardi ghiacciati, il ghiaccio, cioè praticamente un veleno sotto, trasformato in ghiaccio, quindi come un dardo che grandi come uno spillo, praticamente, e potevano tirare a distanze con una certa precisione da 40, 50, anche 60 metri. E quindi era stato addirittura, si dice, si mormora che questa pistola che venne esibita durante proprio un'udienza del Senato statunitense, questa pistola venne addirittura progettata per uccidere Castro, Fidel Castro. Comunque praticamente questo ago entra nella pelle, e il foro d'entrata è un buchino rosso, non si vede niente, si scioglie all'interno, non lascia tracce, però in 10 secondi la vittima rimane paralizzata e poi ha un arresto cardiaco e ci lascia le penne. E tra l'altro è interessante che questi particolari veleni che sono stati ottenuti studiando veleni di crostacei, veleni di serpenti e cose del genere, poi appositamente ingegnerizzati, come si usa dire, sempre nello stesso posto, questo tipo di armi e altre del genere, sono sempre state sviluppate a Fort Dietrich. Fort Dietrich è piuttosto, cioè, viene tutto, cioè, Fort Dietrich direi che è il santo graal dell'assassino per corrispondenza, vorrebbe da dire, perché in tempi più recenti, parlo del 2001, non so se vi ricorderete, che pochi giorni dopo i tragici eventi dell'11 settembre, sempre da Al-Qaeda, no? È stata sempre Al-Qaeda, sì. Arrivarono delle lettere all'Antrace a numerosi senatori americani, alcuni dei quali addirittura morirono. Naturalmente notizia che non è mai stata, no, è stata divulgata, ma come al solito i giornali certe notizie non trovano interessante riportarle per i loro lettori. Diciamo che quel, come si dice, quel filone, quel batch, si dice in inglese, di antrace, era proprio un antrace militarizzato, prodotto e studiato proprio a Fort Dietrich. Ma sai, Al-Qaeda può entrare col carrello del supermercato a Fort Dietrich e prendere quello che gli serve e uscire fuori, no? Vabbè, era per fare una battuta. Lei scrive anche della cosiddetta zanzara robotica. Come funziona? Sì, ne scrivo. Cioè, più che altro l'ho evidenziata perché, tra l'altro, io questo tipo di anche qui delle piccolissime punture quasi invisibili. Sì, diciamo che questa zanzara robotica nessuno, almeno che mi risulti, nessuno l'ha mai proprio vista. Io ho presentato un mock-up, come si dice, un modellino, in cui che però venne presentato almeno una quindicina di anni fa, stiamo parlando, 12-15 anni fa venne presentato questo mock-up. E tra l'altro, al di là del mock-up che viene presentato sotto forma di zanzara robotica, comunque esistono, e non sono mock-up ma sono funzionanti, dei mini robot volanti a forma di insetto, un po' più grandi della zanzara, diciamo grandi come un coleottero, come una libellula, che sono effettivamente, quelli ci sono. E comunque questa provata immagine, e non dubito peraltro che ormai, visto il tempo intercorso,
questa zanzara robotica sia stata comunque realizzata in tutto e per tutto, che esista davvero. Poi, chiaro, non è che sia possibile, però sono sicuro che esista. Quindi provate a immaginare un robot volante delle dimensioni di una zanzara, dotato quindi di un piccolo pungiglione, che in realtà è una piccola siringhetta, quindi in grado di estrarre o anche iniettare, in grado di una nanotelecamera, direi più che micro, una nanotelecamera, poi un sistema evidentemente di... Cioè provate, bisogna, io lo spiegavo nelle mie conferenze, mostravo delle cose che a mostrarle oggi risulterebbero ancora, farebbero la maggior parte di chi ci ascolta probabilmente rimarrebbe a bocca aperta. Io le presentavo 15 anni fa e mostravo soprattutto, spiegavo, era naturalmente la mia modestissima opinione, ma appunto mostravo questo mock-up della zanzara, mostravo per esempio... i quadrocotteri, che adesso sono tanto in voga, li troviamo perfino quasi nei supermercati, parlo di quelli che oggi chiamiamo droni, che ti vendono su internet, tu puoi prendere, fare i filmati, no? Dappertutto, ormai sono in voga, no? Però parlo di quelli piccolini, quadrocotteri piccolini, che esistevano già allora, cominciavano ad uscire. Io mostravo dei filmati girati in laboratorio, che non mostrava semplicemente le capacità di volo di uno di questi quadrocotteri, che ripeto, esistevano già 10-15 anni fa, come giocattoli però, non tanto per come si usano oggi per scopi amatoriali, erano più che altro dei giocattoli. Io mostravo sciami di questi quadrocotteri che, governati da un sistema di intelligenza artificiale, mostravano delle capacità di volo sincronizzato tra di loro impensabili. Io stesso che mostravo queste cose, ogni volta rimanevo sorpreso da quello che mostravo al pubblico. E spiegavo, tra l'altro, come, dicevo, provate a immaginare, perché voi lo vedete come una cosa spettacolare, accidenti, guarda un po' questi oggetti volanti, giocattolo, cosa sono capaci di fare. Sì, provate a immaginare che voi siete tranquillamente a casa, magari con la finestra aperta, vi entra dentro uno sciame di questi che voi non capite neanche cosa sta succedendo e magari uno di questi è dotato di qualcosa, di un sistema d'arma o qualcosa che possa colpirli. Cioè provate a immaginarlo non come una cosa spettacolare o divertente, ma provate a immaginare una tecnologia del genere utilizzata come sistema d'arma, individuale o collettivo. Sarà quanto tempo passato? Sarà 3 anni fa o 2 anni fa che è comparso, lo trovate in rete, credo di averlo citato fra le note dell'articolo. Proprio c'era una dimostrazione a una conferenza, forse era una conferenza TED o una di quelle, dove c'era un ricercatore che mostrava uno di questi quadrocotteri, killer però, proprio mostrava come questo quadrocottero dotato di intelligenza artificiale tramite una telecamera, una volta acquisito grazie al riconoscimento facciale l'obiettivo, gli piombava addosso e gli metteva proprio una carica esplosiva sul cranio. Faceva la dimostrazione in sala con un manichino e mostrava quanto un oggetto apparentemente innocuo come un piccolo quadrocottero può diventare un'arma letale. E così come spiego anche nell'articolo, allora provate anche a immaginare, visto che uno di questi oggetti può portare una carichetta esplosiva o comunque può essere letale, può anche addirittura avere una versione aggiornata della pistola per infarti di cui parlavo prima. Quindi ti vola vicino, ti spara un dardo da qualche parte, tu non ti accorgi di nulla. Oh, c'è una persona che è morta per strada, ha avuto un malore. Nell'articolo che ha fatto parla anche, scrive anche, anzi, del fatto che il cancro può anche essere indotto. Sì, Come esistono avviene degli... questa procedura? Beh, è dovuta fare agli studi fatti, credo, se non ricordo male, a Porto Rico. Da un classico scienziato pazzo che fece proprio inoculò dei particolari germi e virus in un in, diciamo così in diciamo così campioni non consenzienti, cioè proprio portoricani, degli esseri umani di Porto Rico,
contro cui tra l'altro nell'articolo cito il fatto che lui fosse tra l'altro secondo una certa narrativa fosse abbastanza razzista come tipo, quindi non è che si facesse molti scrupoli. Comunque in pratica lui sviluppò, cioè non è che gli andò bene al primo tentativo, sviluppò proprio un mix particolare di virus, mi pare virus e batteri di un certo tipo, che inducevano il cancro nelle persone, negli animali prima, ha scoperto che determinati virus che iniettati in animali inducono il cancro e sono gli stessi. Tra l'altro non è una teoria del complotto, ma sappiamo bene che nella ricerca farmacologica, nella ricerca contro i tumori, le cavie da laboratorio vengono, per carità, poi sono anche geneticamente predisposte a sviluppare tumori, però in ogni caso sicuramente una certa ricerca farmacologica per i loro scopi di ricerca devono avere a disposizione, devono poter indurre il cancro nelle cavie che poi magari devono cercare di guarire, però in ogni caso. E quindi lui utilizzò particolari ceppi di virus e batteri che inoculò, non si sa bene come, nei soggetti, e 13 di questi soggetti effettivamente morirono di tumore. Quindi poi naturalmente era comunque uno studio abbastanza artigianale, poi anziché metterlo una volta scoperto, anziché sbatterlo in galera per il resto della sua vita, anzi venne messo a lavorare per conto dell'intelligence e degli ambienti militari statunitensi, come peraltro abbiamo visto succedere innumerevoli volte nella storia, no? Cioè, delle persone che diciamo così, magari in teatri bellici si sono macchiate chi più chi meno di cose piuttosto scomode, che poi anziché una volta terminato il conflitto essere messe in gabbio, venivano assoldate dalla parte vincitrice del conflitto per lavorare per loro. Ecco. Quindi, senza adesso fare parallelismi scomodi, perché io proprio non ho nulla contro persone, però pensiamo all'operazione Paperclip, insomma, dopo la seconda guerra mondiale un sacco di nazisti andarono a lavorare negli Stati Uniti, e qui si aprirebbe un capitolo molto interessante che non è il caso di aprire qui, però il più famoso di tutti, e ripeto, non è solo a titolo di esempio, è solo a titolo di esempio, perché anzi il personaggio è una persona che io a me è sempre piaciuta, soprattutto nelle ultime fasi della sua vita. È una persona tutt'altro che sgradevole, però non dimentichiamo che il grande Werner von Braun, padre del programma spaziale americano, padre del programma Apollo, è quello che aveva sviluppato le V2 durante la seconda guerra mondiale, le V2 tedesche che bombardavano Londra. Quindi, capito, quando è comodo, diciamo così, certi, insomma, non si guarda in faccia a niente, a nessuno. Ecco.